Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi è una giornata calda, tanto per cambiare, però non è una giornata come le altre, per un motivo: domani c'è la finale degli europei. Domani si decide la finalista di Euro 2024. L'ultima volta c'eravamo anche noi, erano dolci ricordi, ci si preparava ad affrontare l'Inghilterra, invece questa volta l'Inghilterra andrà ad affrontare la Spagna. L'Inghilterra era stata la finalista, anzi la vincitrice che avevo ipotizzato all'inizio degli europei. Devo dirvi la verità, durante la visione di questo campionato mi sono veramente lasciato trascinare dalla potenza e dalla forza della Spagna. Quindi se prima di iniziare tutte le partite avevo dato come vincitrice, come regina l'Inghilterra, vi dico che immagino che la Spagna domani possa trionfare. Però sarà interessante vedere questa differenza di previsione prima di iniziare gli europei e dopo aver iniziato gli europei. Sono previsioni diametralmente opposte. Dove seguire la partita in diretta mentre ve la guardate, ovviamente in televisione, però se volete vedere alcune statistiche eccetera eccetera, vi consiglio di scaricare gratuitamente qui sotto in descrizione l'app di Diretta. Perché? Perché poi ci saranno anche tutte le partite di Serie A che sta per iniziare, ormai veramente manca poco, sono già iniziati i ritiri, tutto quanto, per monitorare le notizie di calciomercato, per seguire le notizie in diretta, per seguire le partite in diretta, per seguire anche la finale di Euro 2024, vi consiglio di scaricare dal link qui sotto in descrizione gratuitamente Diretta Live Score. E allora di cosa parliamo oggi? Parliamo di alcune trattative ovviamente legate alla Juve e andiamo ad approfondire determinati argomenti anche scollegati dalla Juventus. Partiamo da Sulé, ne abbiamo discusso anche ieri. Sulé è un giocatore in uscita dalla Juve, la Juventus sta cercando di trovare l'accordo migliore possibile con una squadra di Premier League, cioè il Leicester, che avrebbe già concordato anche con Sulé un ingaggio abbastanza elevato. Comunque siamo intorno o forse qualcosina di più di 3 milioni di euro a stagione per il ragazzo, sicuramente di più di quanto andrebbe a guadagnare rimanendo alla Juventus in questa stagione qua. Però Sulé è uno dei pezzi pregiati della Juventus in uscita, la Juve vuole monetizzare questa cessione, ha necessità di scrivere a bilancio una cessione importante, una plusvalenza importante di un ragazzo che era stato scovato, e quindi molto probabilmente immagino che vedremo l'uscita sia di Sulé che di Chiesa. Di questo mi dispiace tanto, vi avevo già parlato in un video apposito in cui vi spiegavo che secondo me era sbagliato ucciderli entrambi, ma questa sembra essere la linea guida della Juve. Vedremo quello che ha in pentola Giuntoli, perché se vai a cedere due esterni di questo tipo qua, più hai già ceduto anche Ealing, significa che hai la necessità di fare un grossissimo restyling sugli esterni offensivi e non solo, perché anche i terzini diventano un po' un problema secondo me per la Juventus. È un reparto, la difesa, che andrebbe monitorato con particolare attenzione. Infatti in questo momento la Juventus sta cercando di concentrare le energie, oltre a Kobbie Mainers, su un difensore centrale, ma non solo, perché si era parlato anche di Cancelo. Io vi avevo spiegato che secondo me Cancelo poteva essere tranquillamente un colpo accessibile alla Juve, a patto che si ragionasse sull'ingaggio, quindi su un obiettivo prettamente economico, perché è un calciatore in uscita, è un calciatore che ha necessità di trovare una soluzione adeguata. Sembra aver dato priorità al Barcellona, vorrebbe tornare a giocare lì come ha fatto nell'ultima stagione, quindi Cancelo si allontanerebbe dalla Juventus in questo momento. Io credo che non sia un grosso problema, e ve lo dice uno che Cancelo lo prenderebbe sempre, ovviamente a patto che poi ci siano delle condizioni economiche alla base per poterselo permettere, anche perché questa è una Juve diversa da quella che aveva tesserato Cancelo ormai 5 anni fa. Sì, era l'estate del 2019, è una Juventus che ha altre necessità, e anche Cancelo è un giocatore differente che avrebbe bisogno di rilanciarsi e ritrovarsi con anche un po' di fiducia, secondo me, nei confronti della squadra che lo va a tesserare, perché Cancelo è un pacco che sta girando ormai da un anno e mezzo in giro per l'Europa, tra Manchester, Monaco di Baviera e appunto Barcellona, quindi secondo me avrebbe anche necessità di trovare una squadra che veramente creda in lui, che gli dica: guarda, tu sei un giocatore importante, andiamo a comprare, ad acquistare il tuo cartellino, tu rimani al centro del progetto. Invece in questo momento vedo che è un giocatore che cerca di cogliere quelle che sono le opportunità dei top club europei per guadagnarsi un ingaggio importante e rimanere comunque all'interno di una squadra prestigiosa. È quello che serve alla Juve? Beh, dal punto di vista sportivo sì, nel senso che è un calciatore forte. Probabilmente dal punto di vista della mentalità e dell'atteggiamento siamo un po' distanti da quello che sta cercando di costruire la Juve, ma ripeto, io l'avrei preso a condizioni importanti
sembra non esserci la possibilità di acquistarlo, quindi avanti coi carri, andiamo sul prossimo giocatore. Si era parlato anche di Morata, in realtà, chiave Juve, la possibilità di averlo come vice Vlahovic, di reintegrarlo all'interno del pacchetto degli attaccanti. Io vi dicevo, guardate, a me Morata è un giocatore che è sempre piaciuto tanto e lo andrei a prendere. Sembrava essersi interrotto il tutto di fronte a un post di Morata che diceva che tra l'altro domani potrebbe alzare l'Europa League da capitano, l'Europeo da capitano della Spagna. Gli avevo detto, occhio però che i post sui social sono una roba, il calciomercato poi è un'altra. Morata può dire che vuole rimanere all'Atletico, non significa che ci rimarrà, e infatti no, e a quanto pare Morata tornerà a giocare in Italia, ma non con la Juventus, bensì con il Milan. Allora, è una trattativa strana questa, secondo me, per il Milan, perché il Milan ha necessità di prendere un giocatore come erede di Olivier Giroud, che quest'estate si è accasato, mi pare, in America. Però il Milan aveva sondato Lukaku, aveva sondato Zirze e ora ha sondato Morata. Sono tre giocatori completamente diversi e si parla pure di Tammy Abraham per inserirlo all'interno dell'organico del Milan. Io credo che Morata all'interno di un pacchetto di calciatori in cui potevi comprendere anche Vlahovic come centravanti sia un conto. Renderlo attaccante titolare un altro. E qualcuno potrà dirmi, ma se prendono anche Abraham potrebbe non essere lui. Io credo che Morata oggi sia decisamente più impattante rispetto a Tammy Abraham, che torna anche da una stagione con diversi problemi fisici nella quale era rimasto fuori per un lungo infortunio. E aggiungo anche che quello che sembra essere il pacchetto che il Milan ha destinato a Morata, cioè un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro all'anno per, mi pare, 4 o 5 stagioni, significa che tu stai veramente fortemente investendo su questo tipo di profilo. Morata è un altro di quelli come Cancelo che aveva bisogno di trovare una squadra che gli desse quella fiducia necessaria, andasse ad acquistare il suo cartellino e robe del genere. Però secondo me per un giocatore di 32 anni sono delle condizioni economiche pericolose, quindi sono contento che la Juve non sia andata ad affondare se queste erano le richieste del giocatore. Per me Alvaro rimarrà sempre un giocatore meraviglioso, gli ho voluto tantissimo bene, in bianconero ha fatto benissimo sia nel primo che nel secondo ciclo. Queste erano delle condizioni economiche francamente folli e quindi sono contento che la Juve non sia data ad affrontarle, ad affondare queste richieste del giocatore. Ripeto, Morata come giocatore nel pacchetto degli attaccanti dove non deve essere il titolare un conto, come 9 di riferimento, insomma è un altro, anche perché la storia di Morata in Serie A racconta che difficilmente sia andato oltre i 10-12 gol in campionato. Però vedremo che cosa farà a Milano sponda rossonera. Poi abbiamo Todibo, che in questo momento sembra aver superato Kivior nella gerarchia delle preferenze della Juventus, di Thiago Motta e di Giuntoli. Sentivo il video di Giovanni Albanese, ma ne abbiamo anche parlato un po' in privato, che mi spiegava come Manchester United e Nizza avessero la stessa proprietà e tra di loro avevano dialogato per acquistare questo giocatore sulla base di 30 e rotti milioni di euro. Una cifra molto alta, che secondo me la Juventus non andrà ad investire per questo giocatore. Non saremo tanto distanti, secondo me si ragionerà sui 25 più qualche bonus, una roba di questo tipo, un'operazione forse stile Turam, dato che Juventus e Nizza hanno appunto dialogato fino a poche ore fa per il trasferimento di Kefren in bianconero, che si è concluso con successo, ed è un po' quello che succede tra Manchester City e Girona. Tra l'altro guardavo un attimino le coincidenze, proprio City e Girona giocheranno in Champions League l'anno prossimo, United e Nizza giocheranno in Europa League l'anno prossimo, quindi potrebbero esserci questi incroci. La UEFA ha dato esito positivo alla possibilità che possano giocare contro, però avrebbe bloccato questa trattativa tra United e Nizza, perché quando muovi dei capitali importanti all'interno di società della stessa proprietà potrebbe essere anche un problema, potrebbe anche essere visto come un modo di aggirare alcuni paletti del financial fair play, quindi è normale, che è naturale che siano intervenuti per bloccare il tutto. E qui potrebbe inserirsi la Juventus, Giuntoli con un colpo di reni potrebbe buttarsi all'incrocio dei pali per cercare di portare a casa questo difensore, che secondo me è molto stile Bremer e poco stile Calafiori. Vedremo che tipo di difesa vorrà cercare di allestire Thiago Motta, perché se vanno ad investire una cifra così importante su Todibo significa che sono convinti del francese, e secondo me è anche una sorta di
preludio alla potenziale cessione di Bremer nell'estate 2025, ma cerchiamo di pensarci il più lontano possibile, dato che abbiamo ancora tutta una stagione lunghissima da iniziare, da giocare e da goderci, assolutamente. Il giocatore, sempre secondo Giovanni Albanese, avrebbe già un accordo con la Juventus, una base intorno ai 2 milioni di euro a stagione, quindi un ingaggio non impossibile da saldare per la Juve, e questo diventa ad oggi il colpo principale che ha individuato Giuntoli, perché sarebbe un'operazione da concludere in tempi brevi, anche perché il giocatore ha necessità di capire dove giocherà l'anno prossimo e Thiago Motta avrebbe necessità di inserirlo nell'organico per insegnargli quello che vuole dai suoi centrali difensivi. Poi c'è sempre Cobb Mainers, ve l'ho parlato anche l'altro giorno, che secondo me è la trattativa che stanno cercando di portare avanti, stanno scavando pian pianino ai lati dell'Atalanta per cercare di chiudere questa trattativa in entrata, ma non dimentichiamoci le uscite, perché la Juve deve veramente concentrarsi su questi giocatori, su Sule, su Huijsen, che sono quelli che ti garantiscono, su lo stesso Chiesa, ti garantiscono comunque un ingresso economico importante, fresco, diretto e anche immediato, per poi riuscire a costruire sul mercato la Juventus Thiago Motta ideale grazie a tanti ingressi. E attenzione poi, perché ad agosto ci sono i saldi, sono quei giocatori che non si trovano proprio bene nelle loro squadre ed hanno per forza di cose cercare una nuova sistemazione, e lì possano nascere delle opportunità anche a basso prezzo per cercare di completare la rosa, le cosiddette seconde linee. Non lo so, io ho sempre questo sentore legato a Saelemaekers in testa, perché è stato un giocatore davvero troppo importante secondo me per Thiago Motta l'anno scorso al Bologna, non è stato riscattato dai rossoblù, è tornato al Milan, e secondo me Saelemaekers potrebbe essere uno di quei giocatori che la Juventus proverà a prendere a bassissimo costo. Vedremo se sarà davvero così oppure no. Fatemi sapere le vostre qui sotto nei commenti e noi ci vediamo domani con un nuovo contenuto. Ciao!